caritate in pauperrimos respondere. Da nobis quesumus eius intercessione, in afflictis fratribus Christo ministrare, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Giving you relief in desert places. He will give strength to your bones, and you shall be like a watered garden, like a spring of water whose waters never run dry. Verbum Domini. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. Siamo venuti a visitarti. Il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: azione di Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa di Calcutta. Quanti motivi abbiamo per essere profondamente grati al Signore? Lo ringraziamo per l'eroica testimonianza di fede dei santi, con la quale egli rende sempre feconda la sua Chiesa e dona a noi, suoi figli, un segno sicuro del suo amore. Lo ringraziamo in particolare per averci dato Santa Teresa di Calcutta, che con la sua incessante preghiera, sorgente di grandi opere di misericordia corporale e spirituale, è stata un nitido specchio dell'amore di Dio e un mirabile esempio di servizio al prossimo, specialmente alle persone più povere, derelitte e abbandonate. Specchio ed esempio dai quali trarre preziose indicazioni e stimoli per vivere come buoni discepoli del Signore, per convertirci dalla tiepidezza e dalla mediocrità, per lasciarci tutti infiammare dal fuoco dell'amore di Cristo. Caritas Christi urget nos, l'amore di Cristo ci spinge, the love of Christ impels us. Madre Teresa amava definirsi una matita nelle mani del Signore, ma quali poemi di carità, di compassione, di conforto e di gioia ha saputo scrivere quella piccola matita? Poemi di amore e di tenerezza per i più poveri dei poveri, ai quali ha consacrato la sua esistenza. Ella così riferisce la chiara percezione della sua vocazione nella vocazione avuta nel settembre del 1946, mentre si trovava in viaggio verso gli esercizi spirituali. Aprì gli occhi sulla sofferenza e capì a fondo l'essenza della mia vocazione. Sentivo che il Signore mi chiedeva di rinunciare alla vita tranquilla all'interno della mia congregazione religiosa per uscire nelle strade a servire i poveri. Era un ordine, non un suggerimento, non un invito, non una proposta, era un ordine. Madre Teresa ha aperto gli occhi sulla sofferenza, l'ha abbracciata con uno sguardo di compassione, tutto il suo essere è stato interpellato e scosso da questo incontro che le ha, in un certo senso, trafitto il cuore sull'esempio di Gesù, che si è commosso per la sofferenza della creatura umana incapace di risollevarsi da sola. Come non rileggere alla luce della sua vicenda le parole che Papa Francesco ci ha rivolto nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, quando scrive: non cadiamo nell'indifferenza che umilia, nell'abitudinarietà che anestetizza l'animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge.
Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani e tiriamoli a noi, perché sentano il calore della nostra presenza, dell'amicizia e della fraternità. Ma qual è, fratelli e sorelle, il segreto di Madre Teresa? Non è certamente un segreto, perché l'abbiamo appena proclamato a voce alta nel Vangelo. In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Madre Teresa ha scoperto nei poveri il volto di Cristo, che si è fatto povero per noi per arricchirci con la sua povertà, ed ha risposto al suo amore senza misura con un amore senza misura per i poveri. Caritas Christi urget nos, l'amore di Cristo ci spinge, the love of Christ impels us. Ella ha potuto essere un segno di misericordia tanto luminoso. La misericordia è stata per lei il sale che dava sapore a ogni sua opera e la luce che rischiarava le tenebre di quanti non avevano più neppure le lacrime per piangere la loro povertà e sofferenza, ha detto il Santo Padre nell'omelia di ieri. Madre Teresa ha potuto essere un segno di misericordia tanto luminoso perché si è lasciata illuminare da Cristo, adorato, amato e lodato nell'Eucaristia, come lei stessa spiegava. Le nostre vite devono essere continuamente alimentate dall'Eucaristia, perché se non fossimo capaci di vedere Cristo sotto le apparenze del pane, non ci sarebbe possibile nemmeno scoprirlo sotto le umili apparenze dei corpi mal ridotti dei poveri. Ella ben sapeva, inoltre, che una delle forme più lancinanti di povertà consiste nel sapersi non amati, non desiderati, disprezzati. Una specie di povertà presente anche nei paesi e nelle famiglie meno povere, anche nelle persone appartenenti a categorie che dispongono di mezzi e possibilità, ma che sperimentano il vuoto interiore di aver smarrito il significato e la direzione della vita, o sono violentemente colpiti dalla desolazione dei legami spezzati, dalla durezza della solitudine, dalla sensazione di essere dimenticati da tutti e di non servire a nessuno. Ciò l'ha portata ad identificare i bambini non ancora nati e minacciati nella loro esistenza come i più poveri tra i poveri. Ella perciò difese coraggiosamente la vita nascente, con quella franchezza di parola e linearità di azione che è il segnale più luminoso della presenza dei profeti e dei santi, i quali non si inginocchiano a nessuno tranne che all'Onnipotente. Sono interiormente liberi perché interiormente forti e non si inchinano di fronte alle mode o agli idoli del momento, ma si specchiano nella coscienza illuminata dal sole del Vangelo. In lei scopriamo quel felice e inseparabile binomio tra esercizio eroico della carità e chiarezza nella proclamazione della verità. Vediamo la costante operosità alimentata dalla profondità della contemplazione, il mistero del bene compiuto nell'umiltà e senza stanchezze, frutto di un amore che fa male. A questo proposito, ella affermò nel celebre discorso per il conferimento del premio Nobel a Oslo l'11 dicembre 1979. È molto importante per noi capire che l'amore, per essere vero, deve far male.
Ha fatto male a Gesù amarci, gli ha fatto molto male. E ringraziando i benefattori presenti e futuri disse: non voglio che mi diate del vostro superfluo, voglio che mi diate finché vi fa male. A mio avviso queste parole sono come una soglia, varcata alla quale entriamo nell'abisso che avvolse la vita della Santa, in quelle altezze e in quelle profondità che sono difficili da esplorare perché ripercorrono da vicino le sofferenze di Cristo, il suo incondizionato dono d'amore e le ferite profondissime che dovette subire. È l'insondabile densità della croce, di questo far male del bene fatto per amore di Dio, a causa dell'attrito che esso provoca nei confronti di tutti coloro che vi resistono, in ragione dei limiti delle creature, del loro peccato e della morte che ne è il salario. Ed è anche come si evince dalle numerose lettere che indirizzò al suo direttore spirituale, la notte oscura della fede, nella quale convivono l'amore bruciante per il Signore crocifisso e per i fratelli bisognosi di cure e di pane, una fede solida e pura e al contempo la tremenda sensazione della lontananza di Dio e del suo silenzio. Qualcosa di simile al grido di Cristo sulla croce: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un'altra parola delle sette pronunciate da Gesù durante la sua agonia sulla croce, ella volle che fosse scritta in inglese in ogni casa della sua congregazione, al lato del crocifisso: I thirst, o sete. Sete di acqua fresca e limpida, sete di anime da consolare, da redimere dalle loro brutture e renderle belle e gradite agli occhi di Dio. Sete di Dio, della sua presenza vitale e luminosa. I thirst, e questa la sete che ardeva in Madre Teresa, sua croce ed esaltazione, suo tormento e gloria. Ella in questa vita, per il bene compiuto, ha ricevuto il premio Nobel per la pace e tanti altri riconoscimenti, ed ha visto il fiorire della sua opera, soprattutto nelle congregazioni delle suore missionarie della carità e dei fratelli missionari della carità che ha fondato per continuarla. Ora, in paradiso, con Maria, Madre di Dio e tutti i santi, riceve il ben più alto premio, preparato per lei fin dalla fondazione del mondo, il premio riservato ai giusti, ai miti, agli umili di cuore, a coloro che accogliendo i poveri accolgono Cristo. Quando Madre Teresa passò da questa terra al cielo, il 5 settembre 1997, per alcuni lunghi minuti Calcutta rimase completamente senza luce. Lei, su questa terra, era un segno trasparente che indicava il cielo. Nel giorno della sua morte, il cielo volle offrire un sigillo alla sua vita e comunicarci che una nuova luce si era accesa sopra di noi. Ora, dopo il riconoscimento ufficiale della sua santità, questa luce brilla ancora più vivida. Che questa luce, che è la luce intramontabile del Vangelo, continui ad illuminare il nostro pellegrinaggio terreno e i sentieri di questo nostro difficile mondo. Santa Teresa di Calcutta, prega per noi. Oh.
Spagnol as a pastor. For the Lutheran Liberatin chef, Papa Francesco. Per të gjithë I peshkrit, e veçanërisht për eminencën e tij, kardinalin Parolin, si edhe për të gjithë prithrit, gjakonët, që ata të shërbejnë në grigjën tënde, me dashuri dhe gësim. Dominum de precem, par la division et la rancœur, ainsi qu'à tous les cœurs plongés dans la solitude et le chagrin. Dominum de precemur, Deo damus audios. Heavenly Father, we thank you for Mother Teresa's life of holiness, spent in self-giving love. Thank you for elevating her to the honor of the altars. We pray that the charism you have given to your church through her may flourish in each missionary of charity and in all those who share in her spirituality and mission, so that your message of love and hope may reach everyone, and especially to the poorest of the poor. Dominum de precemur, Deo damus audios. Graça, que possamos aprender a descobrir em cada deles a face do teu ভালোবাসাহীন অশ্রকিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের সকলকে তোমার ক্ষমা প্রদান করো প্রভু যেন তারা অনন্তকাল তোমার মহাকরুণার গুণকীর্তন করতে পারে dei tuoi figli. Accogli con benevolenza la preghiera che ti presentiamo nella comunione dei santi, per Cristo nostro Signore. Amen.
missionaria facta caritatis, pauperum destitutionem in se stuscipere, et eisdem in serviens, lumen amoris tui misericordis et fundere. Et ideo cum angelis et arcangelis, cumque multiplici congregatione santorum, hymnum laudis tui tibi canimus sine fine dicentes. Et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ordu, usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, de peccamur, ut ec munera que tibi sacranda de nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in cielum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo refleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficia unus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus. In primis, cum Beatissima Vergine, Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef, eius sponsu, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Sancta Theresia et omnibus sanctis, quorum decessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Haec hostia, nostrae reconcilium propitiat, quesmus Domine. Ad totius munti pacem atque salutam, ecclesiam tuam, peregrinandam in terra, in fide et caritate formare digneris, cum fabulo tua Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis cuius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater, miseratur coniunge, pastrax nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, per quam mundo bona cuncta largiris. Et
Pacem in diebus nostris, tope misericordiae tue adiuti et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Sisti apostolis tuis pacem relinquo vobis, pacem meando vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e amque, secundum voluntatem tuam, pacificare et quadunare dineris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et tu spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Jesus.
Leto animo in pauperibus, Iesum Christum filium tuum dilexit eique servivi, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Today, in the name of the Missionary of Charity family and the postulation, I would like to echo these words. Indeed, we have so much to be grateful for. Mother Teresa once said, I really cannot thank God enough for all that he has done for me. Today, we too can most appropriately repeat these same words. We really cannot thank God enough for all that he has done for us through St. Teresa of Calcutta. First and foremost, after God and Our Lady, we wish to thank our Holy Father, Pope Francis, for the gift of yesterday's canonization. On the occasion of the 25th anniversary of the founding of the Missionaries of Charity, Mother Teresa wrote to Pope Paul VI, After God, I want to thank you, our Holy Father, for all the love and trust you have put in me and used me for the glory of God. The Church and you are Jesus to me. And so there is that deep faith and love for the Church and for you. Today we wish to express the same sentiments to the Vicar of Christ, now Pope Francis, and ask him to pray for all of us that we continue to labor for the glory of God and the good of the people, as St. Teresa liked to say. We wish to thank you, Your Eminence, Cardinal Parolin, for celebrating this Thanksgiving Mass and first feast day of St. Teresa of Calcutta, and for your excellent homily. We thank you very, very much, Your Eminence. We also wish to thank all those, too many to name, who have collaborated and assisted us to prepare these special days. First of all, the various offices of the Holy See, as well as all our friends and benefactors. A special mention, though, I need to make to the Knights of Columbus and to Monsignor Frisina for the beautiful singing at the Adoration in St. John Lateran on Friday. Last, but far from least, we thank the poorest of the poor, in whom Jesus is loved and served, especially by the Missionaries of Charity and all those who share in St. Teresa's spirit and mission, her charism. Today is a day when we say thank you to God from the bottom of our hearts, wrote Mother Teresa. We are grateful for the gift that Mother Teresa has been, is, and will continue to be for the Church and the world. Following her example of faith and love, may we even more generously and faithfully love God with all our heart, see and love him and those around us, especially the most unloved, unwanted, and uncared for of our brothers and sisters. St. Teresa of Calcutta, we thank you. Pray for us. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Sanctus.